degli abiti di massima gala. Da che cosa si differenziano? Intanto dai tessuti. Qui vediamo una donna detta de Abordau. Allora, prendiamo in considerazione adesso Sabordau. Intanto è da sfattare assolutamente che Sabordau venga da Bordeaux. C'è questa leggenda che il tessuto prenda con la similitudine del nome a Bordeaux, Bordeaux, prenda i connotati della patria di questa città, che non ha niente a che fare con il tessuto. Il tessuto a Bordeaux prende il nome da bordato, che non è altro che la parola italiana che si dà al tessuto. Il tessuto a bande, a strisce, viene chiamato bordato. Quindi, questa viene chiamata, da Balzani viene chiamata la vecchia di Pula. La vecchia di Pula perché viene dai caratteri del viso, si vede che è anziana. Intanto qui ritroviamo la camicia, guardate bene, ritroviamo la camicia che indossa la signora Frau in quell'abito di gala. Ok? Qui vediamo, per quanto riguarda la vecchia di Pula, situato a breve distanza dal mare, sulla riviera di ponente del Golfo di Cagliari, dista dalla città una trentina di chilometri, ed ha sempre avuto con essa notevoli relazioni. Le influenze sono sempre state stabili, tuttavia il suo ambiente è rimasto essenzialmente rurale e socialmente modesto. Il barone di Malzan, scrivendo nel secolo scorso dell'abbigliamento delle donne di Pula, dice che hanno conservato un immune da tutti gli accessori di moda l'antico costume sardo. Diversamente ne scrive il padre Angius: le donne disprezzano il saione. Cos'è il saione? Erano le gonne di saia, di orbacce. Disprezzano, lo stanno abbandonando. E usano tessuti di fabbriche estere. È chiaro che il brocato, il bordato, eccetera, sono mesi nel lusso. I giorni di gran festa vestono gonnelle di scarlatto con giubbone a maniche fesse che suole essere di velluto nero. Adornano vitrinette o galloni dorati o d'argento con molti bottoni degli stessi metalli preziosi e portano delle scarpe grandi fibbie d'argento. Per velo, larghi fazzoletti bianchi ricamati o di vari colori, e per ornamento gran numero di anelli e di collane d'oro, di perle o di corallo, con lunghe catenelle. Tra i due il meglio informato è senza dubbio l'Angius, come appare nella tavola vecchia di Pula. Trattasi di una vecchia alla quale non sono consentiti lo sfarzo e gli ornamenti di un ricco costume di gala. Il suo abbigliamento semplice è quasi corrente, essenzialmente sardo, ma accoglie anche elementi di moda già visti nei costumi delle corporali del Campidano di Cagliari. La camicia si fa notare con l'ampia scollatura rotonda, ornata da un sottile merletto e chiusa dai soliti bordoni d'oro a globo. Il giubbotto, in gran parte coperto dal fazzoletto di produzione continentale, incrociato sul petto, è fissato ai fianchi nel modo usuale delle popolari di Cagliari del Campidano. Ha le maniche corte, abbellite da un'applicazione in tessuto azzurro a pois, rispondente alla tendenza della moda femminile europea dell'Ottocento. Le maniche con pezze, galloni, pieghe, volante e sbuffi. Qui lo sbuffo è fornito dall'ampiezza della camicia. La gonna di panno rosso, rotta in basso da un nastro nero applicato a breve distanza dal bordo, scende a mille pieghe fuorché davanti. Il grembiule di tessuto bordato di giallo, largo, corto e pieghettato alla vita, crea un simpatico contrasto di colore. Sul capo si intravede il fazzoletto violaceo legato davanti alla guisa di cuffia e su questo un grande fazzoletto, che l'Angiu dice può essere di vari colori, annodato sotto il mento, una parte ricade sulle spalle e due lembi, uniti in punta da piccoli globi, ricadono davanti. Le calze sono bianche e le scarpe nere, molto
scollate, con l'ordino rosso a grandi fibbie d'argento, secondo l'instaurata della moda del secolo. Allora, casa, io metto un po' di più, quindi aumentano i volumi. Aumenteranno i volumi anche poi con San Vasca Droja. Non è altro che un tessuto che io ho bordato e man mano ho abbellito con un nastro di seta, con un nastro di velluto, e in questo caso ci ho messo un nastro di brocato. Dalle sarte che c'erano, che si differenziavano da queste case, ma i particolari sono minimi quelli che ci sono.